Si è tenuto al Teatro Margherita un importante incontro sul tema giustizia e territorio per ribadire l'importanza della Corte d'Appello di Caltanissetta e scongiurare dunque ogni ipotesi di chiusura del distretto giudiziario nisseno. Un vero e proprio appello dunque lanciato da magistrati, avvocati e parlamentari affinché la Corte d'Appello, vero e proprio presidio di legalità, non venga soppressa. Noi oggi nel corso di questo breve convegno riusciremo a dimostrare con i numeri alla mano quella che è la produttività, l'efficienza di questa Corte e soprattutto in quelli che sono i reati di criminalità organizzata. Purtroppo può piacere o non può piacere, ma la provincia di la realtà nissena rappresenta una delle realtà a maggiore densità mafiosa, sia per quanto riguarda i maggiorenni, sia per quanto riguarda purtroppo anche i minorenni. Arretrare con questo tipo di contrasto alla criminalità organizzata significa abbandonare il territorio alla mafia e noi non ce lo possiamo assolutamente permettere, la città di Caltanissetta non se lo può assolutamente permettere, lo Stato non se lo può assolutamente permettere. Insomma, un vero e proprio esempio di virtù che ovviamente anche da un punto di vista economico, come oggi avremo modo di dimostrare, può essere efficientato, perché è chiaro che ci sono anche degli elementi che in un momento di spending review, in un momento in cui si taglia la spesa, possono far pensare che questa sia una corte d'appello in più, ma dimostreremo, e lo dimostreremo in maniera compiuta davanti alle autorità competenti, che in verità ci sono le condizioni, già attraverso l'attuale fase storica, per dire che la Corte d'Appello di Caltanissetta ha un senso anche in un futuro e anche lontano. Ci siamo mobilitati, tutti i cittadini, le nostre professioni, i vari sindaci del distretto, come avrà visto sono numerosi, per dire a gran voce che la Corte d'Appello deve essere mantenuta e anzi deve essere rafforzata. Noi siamo tra le corti d'appello più efficienti, possiamo anche farci carico di altri territori limitrofi che ormai sono vicinissimi, come Canicattì, Licata, Agrigento, e quindi ci stiamo mobilitando. C'è un momento anche di ottimismo quando si vede tutte queste persone, insomma, che ci incoraggiano. Certo è che il DEF e le intenzioni del Ministro però sono anche altrettanto chiare, quindi dobbiamo cominciare col mobilitarci e cominciare a presentare questo progetto di corte di appello più efficiente, più ampio, più grande come confini, che possa così al meglio razionalizzare la spesa e consentire maggiori risparmi sia in termini di costi sia in termini di benefici.